qualità del patrimonio. Attardi sottolineava sulle sue note di presentazione della Cappella Gandini, la contiguità alla Cappella delle Sorelle. Non è un caso, 15 minuti e 4 chilometri, quindi come dire, a ben vedere esiste tra il gnome e il gnome, un richiamo evidente della dimensione narrativa anche all'interno della Cappella. Ma questa è un po' la cifra, come dire, parla di eventi in particolare, ma non solo evidentemente, sono contraddistinti da questa cifra, da questo segno, da questa non soluzione di continuità tra il luogo e il luogo. È lo specifico italiano, è la dimensione unica e ripetibile di una storia che evidentemente fa sì che le città d'arte abbiano prodotto in modo diffusivo, disseminativo, luoghi, piccoli luoghi come questo. E questo è il paragone di bravezza, è questo che ci rende quello che siamo. E quindi in questo contesto valorato direi che è un'occasione in più per raccontare questa storia, questa unicità, quindi direi che è un elemento in più di originalità dentro un contesto, quello tappetino, che come voi sapete ha già come elemento forte proprio la civiltà spinta. Chi più e meglio di Padova, no? È in grado di rappresentarsi a livello internazionale come la capitale del fresco. Direi che questo piccolo luogo, no? Si inserisce a pieno titolo e con autorevolezza dentro questo percorso narrativo. E credo che questa piccola cosa ci dovrebbe sollecitare noi come amministratori ed inserirla, parlavo con l'amico Virginia Bardè, all'interno almeno dei notturni d'arte. Parlavo con la Tardi e vedete che questo luogo dovrà essere aperto al pubblico su richiesta e dovremo studiare nel contesto anche di altri eventi che l'amministrazione fa di valorizzazione del linguaggio del contemporaneo come un luogo a pieno titolo dentro un percorso ricognitorio e narrativo sul fatto. Quindi ecco, voi avete dato un piccolo elemento, un piccolo tutto narrativo a questa nostra profonda storia. Grazie e complimenti per il vostro coraggio, per la vostra presenza. Vorrei soltanto aggiungere un paio di osservazioni di ordine personale. Qualsiasi perplessità riguardo alla severità del giudizio dell'artista sulla natura delle azioni umane nel mondo, rappresentate dagli sfregi neri che tali azioni lasciano sulla faccia della terra, sotto lo sguardo sereno e impassibile del cielo, è in realtà parte essenziale della profonda religiosità di quest'opera d'arte. Certo, viene da chiedersi se proprio tutte le azioni degli uomini siano rappresentabili come azioni funeste. E che cosa succederebbe se un giorno ci svegliassimo trovando uno di questi segni nefasti in un angolo in alto, vicino alla porta celeste, ricoperto di foglie d'oro? Allora ci sarebbe sicuramente chi chiederebbe a lavorare. Io invece credo che sia più legittimo chiedersi chi altro, se non un artista, può rappresentare la cattiva coscienza del suo tempo. In ogni caso, la testa al toro è stata tagliata in occasione della prima messa celebrata in questa sede, poco dopo l'intervento di Jacques Sau, dall'allora parroco di Montà, Don Franco Martinazzo. Proprio mentre teneva in mano la patena con sopra l'ostia appena consacrata, un aspettato raggio